Ok, iniziamo proprio da Jafar. Vediamo bene nel dettaglio la sua pedina. Queste pedine sono veramente ben fatte, mi piacciono un sacco. Allora, qual è la particolarità di Jafar? Intanto vediamo l'obiettivo. Jafar, per vincere, deve iniziare il turno con la lampada magica al palazzo del sultano e con il genio sotto il suo controllo. Le carte principali che dovrà utilizzare sono queste. Per prima cosa gli servirà l'amuleto dello scarabeo. L'amuleto dello scarabeo serve per sbloccare la grotta delle meraviglie, dove poi dovrà prendere la lampada. Quindi, quando riuscirà a pescare questa carta e giocarla, la giocherà con l'azione giocare carta, scarterà i tre poteri per giocarla, la potrà giocare dove vuole, metti che la voglio giocare qua. A questo punto, una volta che viene giocata, questo lucchetto viene rimosso e la caverna delle meraviglie è sbloccata. Inoltre, questo amuleto ti dà un potere in più, ovvero alla fine di ogni turno Jafar pescherà finché non avrà 5 carte in mano invece che 4, che è abbastanza forte. Poi Jafar ha anche delle carte speciali che gli permettono di recuperare alcune carte dagli scarti. Questo perché il suo mazzo si basa molto sulla carta ipnotizzare per ipnotizzare gli eroi e su altre carte che può riprendere poi dagli scarti. Una volta che è sbloccata la caverna delle meraviglie, il passo successivo è quello di trovare la lampada. Una volta che pescherà la lampada dal mazzo, potrà giocarla pagando 4 potere e la dovrà giocare necessariamente nella caverna delle meraviglie. Come vedete, la lampada può essere giocata solo nella caverna delle meraviglie. Quando la lampada magica viene giocata, trova il genio e giocalo nella caverna delle meraviglie. Che cosa vuol dire trova il genio? Vuol dire che noi dobbiamo andare a ricercare nel mazzo fato o negli scarti o sul tabellone, ovunque si trovi, dobbiamo prendere il genio e posizionarlo qui. Se il genio si trovava sotto al nostro controllo perché l'avevamo ipnotizzato prima, lo perdiamo dal nostro controllo e viene messo qui. Adesso il passo successivo qual è? È ipnotizzare il genio e averlo sotto il nostro controllo. Come si ipnotizza? Con questa carta ipnotizzare. Non ce n'è solo una nel mazzo, ce ne sono più di una. Come funziona questa carta? È una carta effetto, quindi paghiamo il costo, non la giochiamo sul tabellone, ma la scartiamo direttamente. Questa carta ci dice che sconfiggiamo un eroe e lo muoviamo nella parte inferiore della plancia. Quell'eroe è sotto il tuo controllo e viene trattato come un alleato con la stessa forza. Ignora le sue abilità, il costo per giocare e ipnotizzare è uguale alla forza di quell'eroe. Quindi se noi con questa carta vogliamo ipnotizzare il genio, dobbiamo scartare 6 potere perché la forza del genio è 6, più 2 perché il genio ottiene più 2 se la lampada magica si trova nel suo stesso luogo. Quindi se il genio si trova nella caverna delle meraviglie dove c'è la lampada, ha 8 potere, 8 forza, dobbiamo scartare 8 potere. Quindi giocare questa carta scartando 8 potere, ipnotizzare il genio e così farlo passare nella parte sotto e ora lo abbiamo sotto il nostro controllo. Come vediamo dall'obiettivo, dobbiamo per vincere iniziare il turno con la lampada magica al palazzo del sultano e con il genio sotto il nostro controllo. Quindi il genio adesso lo abbiamo sotto il nostro controllo, ma la lampada magica si trova ancora nella caverna. Come la spostiamo? La spostiamo con questa azione qua. Questa azione qua però ce l'abbiamo solamente qui. Siccome noi, una volta che siamo in questo luogo e svolgiamo le azioni, il turno successivo lo dobbiamo spostare necessariamente in un altro luogo, per rifare questa azione dobbiamo aspettare un altro turno. Quindi lo spostamento, e lo, la possiamo spostare solo di uno spazio alla volta perché deve essere adiacente. Quindi lo spostamento da qua a qua è abbastanza lento. Ci viene però in aiuto Iago. Per giocare Iago paghiamo un potere, lo giochiamo. Per attivare l'effetto, come vedete, Iago ha una carta così attivazione, quindi ci vuole l'azione questa qua. Una volta attivata, cosa fa Iago? Paghiamo un gettone potere e muovi Iago e un oggetto non assegnato dal suo luogo a uno adiacente e non bloccato. Quindi se noi Iago lo avevamo qui,
attiviamo l'effetto di Iago, possiamo muovere Iago e un oggetto, quindi Iago e la lampada, possiamo muoverli qui. Quindi Iago serve per trasportare la lampada fino al palazzo del sultano, in combinazione anche con l'azione questa qua di muovere, per farlo più velocemente. Una volta che noi riusciamo con Iago, con l'azione muovere, a portare la lampada al palazzo e abbiamo anche il genio sotto il nostro controllo, dobbiamo aspettare poi l'inizio del turno successivo, perché ti dice a iniziare il turno. A quel punto, se iniziamo il turno in questa situazione, abbiamo immediatamente vinto. Ci sono però delle insidie, ovviamente, che sono nel mazzo fato e che ci giocheranno i nostri avversari. Per esempio Aladdin. Quando Aladdin, se non metti caso, avevamo la lampada qua, stavamo per portarla qua, il nostro avversario ci gioca Aladdin. Cosa fa? Quando Aladdin viene giocato, scegli un qualsiasi oggetto nel tuo stesso luogo e assegnaglielo. Jafar non può usare quell'oggetto. Quando Aladdin viene sconfitto, l'oggetto va restituito a Jafar nello stesso luogo. Quindi Aladdin ruba gli oggetti. Stessa cosa fa anche Abu. Se noi gli giochiamo Aladdin qua, possiamo prendere e rubare la lampada e assegnarla a Aladdin. Quindi adesso Aladdin ha il controllo della lampada. Per riottenere il controllo della lampada dovremo giocare alleati in questo luogo, quindi come ad esempio Iago è anche un alleato, vedete, a forza 1, giocare anche altri alleati per riuscire a sconfiggere Aladdin. Una volta sconfitto Aladdin lo scartiamo. Normalmente gli oggetti assegnati vengono scartati insieme all'eroe, però la lampada è un'eccezione, quindi la lampada a quel punto tornerebbe sotto il controllo di Jafar. Ci sono poi ovviamente altri eroi che possono ostacolarci, bloccarci le azioni, eccetera. Questo qua è Jafar.